serve per dare una piccola base filosofica sullo yoga, perché nel gruppo adiacente a questo, sulla pagina sempre Facebook, teniamo anche un corso di yoga. Yoga equilibrio, quindi con i principi naturalmente di quello che insegniamo in relazione all'Accademia di Psicogonia e al progetto Enoch. E visto che è qualcosa che può essere utile a tutti, anche conoscere i principi da cui è sorto un movimento che, diciamo così, è innanzitutto una filosofia, ma che viene percepita come tutt'altro. Quindi faremo una piccola spennellata chiarificatrice di che cos'è lo yoga, di che cos'è fin dall'origine, partendo anche dalla definizione della parola, e quindi dando una declinazione al modo in cui questo viene applicato, estrapolandoci dal mero e solo aspetto di fitness o riabilitazione fisica o faccio qualcosa per stare meglio o altre ragioni per cui uno decide di fare yoga, e innanzitutto per vedere anche l'aspetto più importante delle iniziative che si decide di intraprendere nella vita. E uno degli aspetti più importanti è comprendere che cosa sto facendo. Il primo elemento che ti dà la possibilità di accedere alla comprensione di quello che stai facendo è definire la parola che lo descrive. Quindi, per questo definiremo la parola yoga con una serie di piccole declinazioni in modo abbastanza light, così che sia un concetto accessibile a tutti e che spero darà un punto di vista diverso anche ai praticanti, in modo tale che ci sia uno scopo che non sia soltanto quello di riempire un'ora della propria giornata a fare esercizi o diventare più elastici con i movimenti, ma avere proprio uno scopo con la pratica. Sto facendo qualcosa per raggiungere uno scopo ben preciso. E visto che questo scopo è già stato definito, quindi la parola yoga, vediamo di approfondirla e di vedere anche tutti i modi in cui il concetto di yoga e la definizione di yoga stesso si siano evoluti nel tempo e come possono anche essere fuorviati, travisati o anche declinati, per esempio, secondo densità e non secondo il movimento naturale. Innanzitutto, se ci sono domande da parte dei... Qualcuno ha fatto domande sullo yoga? E già l'assenza di domande è abbastanza indicativa, nel senso che se non ti fai domande non hai una porta aperta per le risposte, quindi vediamo di stimolare qualche porta che si apre. Allora, innanzitutto ci sono delle dicerie, possiamo dire, sulla pratica dello yoga, sullo yoga di per sé, che sono state formulate o sono figlie di decadimenti progressivi del potere cognitivo di tutti quelli che hanno costruito la filosofia della New Age, rendendo ciò che è sacro, ciò che è trascendente, ciò che è oltre, ciò che è profondamente dentro di noi, quindi qualcosa non di importante, ma di fondamentale per comprendere il principio della vita, la New Age ha trasformato tutto in piccole pillole di percorsi per arrivare in fretta a un risultato, con una chiara accezione alla commercializzazione soprattutto di questi percorsi, quindi sistematizzare qualcosa che non si comprende per renderlo vendibile a pacchetti in una
in una società consumista. E diciamo così, per placare il desiderio superficiale di tante persone che si pongono delle domande ma non hanno il coraggio o la voglia, il desiderio di approfondire le risposte, di cercare veramente come farebbe un ricercatore. Quindi la risposta veloce è quella che più mi aggrada. Dopodiché, con questo tipo di punto di vista, spennellando di qua e di là, nelle varie opinioni di che cosa poteva essere questa filosofia dello yoga, si è arrivati anche a perdere completamente il significato originario di quello che è la parola. E quindi con yoga, fondamentalmente, quando qualcuno si iscrive a un corso di yoga, in generale, non sa che cosa sta facendo. Dice, ah no, c'è una filosofia, c'è una religione, è orientale, quindi se orientale è buono, è antico, quindi se antico è buono, e allora lo faccio. Ma che cos'è? Boh. Che cos'è lo yoga? Probabilmente se prendessi 100 aspiranti insegnanti di yoga che stanno facendo un corso insegnanti di yoga o già insegnanti di yoga, mi chiedo che cos'è lo yoga? Cosa significa? L'ho fatto, quindi dico il campione con cui l'ho fatto più volte, quindi i campioni con cui l'ho fatto più volte, non mi hanno saputo dare una risposta. Ovvero hanno cercato di rispondere ma in modo talmente fumoso e cercando di ricollegarlo a una specifica via o percorso personalizzato che alla fine non si capiva bene perché quella persona facesse yoga se non per il desiderio di trovare un punto di aggregazione, un ancoraggio al desiderio di cercare qualcosa senza fare troppo sforzo, un po' come quando uno va in chiesa la domenica e pensa che in questo modo si è conquistato il paradiso. Ma mi è anche capitato di trovare persone che frequentano ashram e vie dirette da guru indiani che non sapessero che cosa voleva dire la parola yoga né a che cosa alludesse effettivamente. Una volta in India, parlando con degli indiani, che non erano in un ashram naturalmente, ma semplicemente nella patria dello yoga, sapranno che cos'è. E ho chiesto, detto, sono qua per lo yoga. E loro mi hanno detto, yoga? Ah, spiritual power, potere spirituale. Quindi un aspetto di potenza, di superiorità, di soprannaturalità quasi. Poi mi è capitato di trovare invece altre persone che usavano lo yoga come punto d'ancoraggio, quindi come porta, per giustificare uno stato afflitto di rifiuto del mondo. Quindi dicendo, no, questo è un mondo di merda e lo yoga dice che devi trascendere tutto questo. Ovviamente dimenticandosi che se tutto questo esiste probabilmente, ma dico probabilmente, è il parto dell'unico Dio che ha fatto anche lo yoga o che ha fatto tutto il resto, quindi dell'elemento trascendente. E benché l'induismo sia una religione che apparentemente è politeista, in realtà è fondamentalmente monoteista perché indica un unico principio divino che ha due aspetti, uno immanente e uno trascendente, il cosiddetto Hari Om. Infatti il mantra di chi segue normalmente lo yoga dovrebbe essere Hari Om, immanente, trascendente, Tat Sat, sono io, o quello sono io, in poche parole. Innanzitutto bisogna sgombrare il campo dall'idea che lo yoga è qualcosa di orientale e quindi se orientale è bello. Lo yoga, così come conosciuto adesso, fondamentalmente attraverso le pratiche dell'Hatha Yoga e del Pranayama e poi la cosiddetta meditazione,
sono menzionati negli Yoga Sutra di Patanjali, che è il libro, diciamo così, il testo fondamentale di tutti coloro che dicono di seguire questa via, dovrebbe essere il testo fondamentale di tutti coloro che dicono di seguire questa via, e tuttavia questo testo non ha niente a che fare né col pranayama né con l'hatha yoga, in quanto nell'ottuplice sentiero definito da Patanjali, quando si passa alla parola asana, specifica anche che la parola asana, che viene adesso utilizzata per descrivere le posizioni dello yoga, le forme dello yoga, in realtà vuol dire stare seduti, ovvero è quella posizione che si assume con una determinata caratteristica propedeutica alla meditazione. Quindi da qui deriviamo e vediamo che tutte le cosiddette asana dello yoga ovviamente non vengono da Patanjali e quindi non vengono da colui che ha formulato, diciamo così, la via, lo duplice sentiero del cosiddetto yoga. Lo yoga è emerso nello yoga così come conosciuto adesso, non parliamo della filosofia profonda dello yoga. Lo yoga così come conosciuto adesso è emerso insieme ai britannici che nella loro espansione imperiale e nella creazione del cosiddetto Commonwealth, quando sono andati nel subcontinente indiano e hanno iniziato a studiare gli esemplari del luogo, hanno notato questi santoni asceti, cosiddetti rishi, che uscivano dalle foreste con dei mutandoni. Adesso ve la sto facendo anche un po' la storiella, naturalmente, no? In modo tale che non vi annoiate nell'ascoltare una lezione di questo tipo. Uscivano dalle foreste con questi mutandoni di lino e camminando un po' in modo claudicante giungevano nei villaggi per essere nutriti e naturalmente essendo mascherati dei santoni venivano date loro delle offerte in cibo. Tanto per essere chiari, gli indiani hanno questa cultura anche adesso. Se vedono una persona che è immersa dentro se stessa, per loro è un santone. Infatti c'era una bella storiella un po' di tempo fa che se chiunque, anche qualcuno di voi, andasse in India, si mettesse in una città dell'India sotto un albero con gli occhi chiusi e le gambe incrociate, dopo circa mezz'oretta intorno a lui si forma una cappella di persone sedute a gambe incrociate che meditano insieme a lui, insomma che stanno lì seduti con gli occhi chiusi insieme a lui, pensando che sia un santone, e probabilmente uno di questi si alzerà e inizierà a chiedere offerte a tutte le persone, a metterle in ordine perché si dichiara il tuo diretto, diciamo così, assistente. E essendo l'assistente del guru, no, in questo caso ha una certa valenza. Questa storiella non è mai stata negata, quindi mi immagino che possa essere anche vera. Adesso, storiella o no, questo descrive un pochino qual è il punto di vista che hanno gli indiani. Quindi, quando uscivano questi santoni con i mutandoni, gli veniva dato del cibo. I britannici, allora, che si trovavano a osservare questi fenomeni, probabilmente con la tazza di tè, si diceva: "Oh, interesting, who is that?" No? Chiedevano loro. E dicevano: "Oh, quello è un santo, no? Ma cosa fa yoga? Oh, yoga, what is yoga?" E allora hanno iniziato a, diciamo così, approfondire e a estrarre quello che per una cultura protestante, e quindi dedicata al business, al profitto, no? Perché sapete che il profitto, la cultura del profitto, viene dal protestantesimo e dell'usura anche, no? E hanno iniziato a cercare di decodificare e di acquisire più informazioni possibili su questa filosofia, finché un giorno non sono riusciti a declinarla in qualcosa di tramandabile e di trasportabile in Occidente. Tutte quelle che sono invece le asana dello yoga, così come sono state formulate adesso, sono per lo più frutto dell'opera di studiosi, possiamo dire, e in alcuni casi anche considerati guru o santoni del XX secolo, quindi poco prima della Seconda Guerra Mondiale, poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. E abbiamo i cosiddetti Shivananda,
Vanlisbeth, che era un suo allievo, Satyananda, che era un suo allievo, poi c'è la corrente invece di Iyengar, che ha formulato tutta un'altra metodologia di asana e di pranayama, sempre con degli scopi in teoria coerenti con la parola yoga, dico in teoria perché gli allievi di queste vie non conoscono il significato della parola yoga, perlomeno quelli che mi è capitato di sentire. E quindi se non conosci il significato della parola che sotto il cui cappello ti metti, difficilmente ne segui lo scopo. E chi più, chi meno, chi con mettendoci naturalmente se stessi, quindi chi lo tramanda in modo più marziale, chi in modo più devozionale, no? Quindi poi sono nate le varie correnti dello yoga, oltre alla cosiddetta Hatha Yoga, poi c'è il Bhakti Yoga, il Karma Yoga, no? Che è nel fare, nel lavoro, eccetera, eccetera. Ecco, per esempio il Karma Yoga. Karma Yoga, quindi dalla parola karma, che indica proprio il fare, il fare, il potere del fare. Se voi andate a sentire o a leggere libri che parlano del Karma Yoga, tendenzialmente non ti dicono che il Karma Yoga viene praticato nella tua quotidianità, cosa che invece dovrebbe essere, cioè la tua vita è dedicata allo yoga. Ma no, la tua vita, se è dedicata allo yoga, è dedicata all'ashram e quindi al servizio del guru. E quindi fondamentalmente ti trovi nell'ashram o a casa del guru a pulirgli la casa. Ma questo è il Karma Yoga così come viene interpretato. Anche qua in Italia mi è capitato di vedere fenomeni di questo tipo. Persone che fanno un corso di insegnanti di yoga che vanno durante tutto l'anno, fanno quello che devono fare normalmente, ma non lo considerano Karma Yoga. Karma Yoga è vado nell'ashram e taglio la legna per la stufa dell'ashram, quello è Karma Yoga. Quindi anche qui abbiamo una serie di malcomprensioni, naturalmente. Mi è capitato di leggere i libri della Società Teosofica e di Vanlisbeth, tutti i libri di Satyananda, di Yogananda, di Kriyananda, di Shivananda, e di Mercier Iliade, o Iliade, come si chiama, adesso non mi ricordo, più o meno, filosofo storico delle religioni, piuttosto famoso, e devo dire che il libro più coerente che ho trovato che descrivesse la parola yoga invece l'ha scritto un personaggio che mai nessuno si sognerebbe, neanche nell'anticamera del cervello, secondo come è stato tramandato, di considerarlo un punto di riferimento per capire che cos'è lo yoga. Tale Aleister Crowley, no? Chiamato anche ai tempi la bestia, no? La bestia 666, eccetera, eccetera. Parte della società segreta inglese chiamata Golden Dawn, l'alba dorata, e così via, così discorrendo. Quindi si diceva che ai tempi facevano parte tanti eminenti del Commonwealth, passato alla storia per essere un pazzo completamente e per fare cose che sono discutibili, così come è passato la storia naturalmente, no? Per esempio, che ne so, per scozzare galli, no? Eccetera, eccetera. Poi, che sia vero o che non sia vero, non si sa. L'unica cosa che so di sicuro è che ho letto il suo libercolo intitolato 8 Lectures on Yoga, 8 conferenze sullo yoga, divise in due categorie. La prima chiamata Yoga for Yahoos, quindi yoga per coglioni, quindi per persone che sono lì che dicono c'è un cazzo da fare, aspetta, dimmi che cos'è lo yoga. E l'altro yoga for yellow bellies, yoga per un po' meno coglioni, ma yellow bellies vuol dire no, pance gialle, no? Modo di dire. Dove lui definisce la parola yoga in modo superlativo, in modo veramente superlativo. Poi andiamo a vedere anche la definizione effettivamente che viene dai Veda. E lo definisce giustamente. La parola yoga vuol dire unione. Quindi l'unione di che cosa? Due cose che si uniscono, cosa possono essere? Per esempio, l'unione tra due cose nell'esperienza umana è proprio ciò che definisce l'esperienza. Per esempio, io che mangio il formaggio. Se non ho mai mangiato formaggio, quando mangio il formaggio,
attraverso i sensi, attraverso l'informazione che ricevo dal formaggio, diventa parte di me. Ho fatto yoga con il formaggio, l'idrogeno con l'ossigeno. E vediamo che l'idrogeno ha un modo per fare yoga con l'ossigeno, seguendo il suo istinto. Quindi lui è compatibile con l'ossigeno, fa parte delle sue esperienze possibili. È un modo diverso, per esempio, di legarsi con l'azoto, producendo un effetto diverso, producendo qualcosa di completamente diverso. E vediamo poi, se allarghiamo un pochino la vista, che tutto il mondo, ogni cosa, funziona secondo questo principio. Due cose che si uniscono per generare una terza e così via, in continuazione, in un processo di trasformazione continuo, inesorabile, ineluttabile, infinito, che non finisce mai. Quindi lo yoga è tutto intorno a noi e descrive il processo della vita stessa. Noi stessi, tutte le volte che facciamo esperienze, entriamo in relazione con qualcosa, da essa ricaviamo conoscenza. Da essere che abbiamo conoscenza quando non rifiutiamo il movimento di relazione, di unione con l'oggetto con cui entriamo. Per esempio quando andiamo al lavoro, entriamo in unione con questo oggetto, diventiamo compatibili con quello spazio e all'interno di quello spazio siamo sempre noi, ma assumiamo un ruolo ben specifico che ci rende parte di quello spazio. E lo spazio si arricchisce con la nostra presenza. Questo è yoga. Yoga da un punto di vista universale, da un punto di vista totale. Quindi l'unione. Un'unione guidata da che cosa? Dal desiderio, quindi da un movimento che trascende qualsiasi concetto di volontà. L'idrogeno è compatibile con l'ossigeno non perché lo decide, ma perché è così e basta. È già definito. E questo ci dovrebbe dare, già da subito, l'idea del principio dell'unico grande autore che ha costruito ogni cosa. Come si fa a non immaginarsi, anche soltanto immaginarsi, e a non averne la certezza guardandosi intorno, una certezza da cui può scaturire non una fede cieca in un mistero, ma una fede in qualcosa che ho davanti ai miei occhi, in un unico autore che ha scritto ogni cosa. E che ha fatto sì che ogni cosa potesse entrare in relazione con tutte le altre e generare un risultato. E questo risultato, l'unione di queste due cose che genera un risultato, è ciò che descrive la parola yoga nel miglior modo possibile. Quando lo applichiamo all'umano, dici, l'umano di che cosa manca? Beh, se uno si guarda dentro lo dovrebbe già immaginare da un certo punto di vista, ma vediamo di declinarlo così come lo declinano o lo declinavano gli antichi taoisti o anche i Veda. Cosa manca all'umano? L'umano ha davanti un mondo che è un'esplosione di sensorialità, quindi un sistema costruito squisitamente per dare informazioni attraverso i sensi umani. Forme, geometrie, misure, ogni cosa che esiste, può essere misurata e può essere descritta secondo le sue misure. Per questo la matematica, che è la scienza delle misure, così come la sua etimologia, è considerata la scienza delle scienze. Questo mondo, che appunto contiene tutte queste forme, e queste forme che non sono forme statiche, ma sono forme costruite per essere interdipendenti da ogni altra cosa, essere soggette a qualcosa e essere assoggettate a qualcosa, si potrebbe dire se uno lo guarda da un punto di vista piramidale, ma in realtà si trovano prima e dopo infinite sequenze dinamiche. Non c'è niente che possa esistere di per sé senza relazionarsi con qualcosa, per esempio con la terra, o con l'aria, o con l'acqua. E tutte queste forme che noi vediamo intorno a noi mancano di qualcosa, ovvero noi le vediamo da un punto di vista della misura, ma c'è qualcosa in queste forme che accade dentro di noi, che invece non possiamo misurare.
E l'unica cosa che possiamo veramente fare è collegare questo qualcosa che viene dentro di noi con la forma, oggetto della nostra attenzione. E queste sono le emozioni, sono le sensazioni che vengono sempre mediate dai sensi, naturalmente. Quindi, quando noi guardiamo un bel tramonto, invece di vedere un po' di colore sparso qua e là davanti a noi, in realtà vediamo qualcosa di maestoso. Questa maestosità, questa emozione, questa pelle d'oca, questa commozione e quindi perturbazione, che è poi l'oggetto della seconda parte, che viene causata, viene suscitata dalla forma e dalle misure che abbiamo davanti, uno potrebbe dire, ma in realtà non è così. Nel momento in cui noi entriamo in relazione con la forma, quello che accade è che il suo contenuto diventa per noi disponibile, entra in relazione con noi e fa yoga, e noi proviamo qualcosa. E lo yoga che un tramonto può fare con noi non è con un soggetto, non è lo stesso yoga che può fare con un altro, quindi il sapore cambia. E dici, ma il tramonto è sempre lo stesso, quindi non è il sapore del tramonto che cambia, ma è il tuo che cambia. Quindi da qui vediamo che ogni ente osservatore di un fenomeno con cui fa yoga è unico e irripetibile in un processo di infinita diversità che è solo ed esclusivamente infinita ricchezza. Non c'è un'istanza identica all'altra in relazione con un oggetto. Quindi a parità di oggetto d'osservazione, per ogni osservatore che entra in relazione con questo oggetto ci sarà una diversa forma di yoga. E se lo stesso soggetto entra in relazione con quell'oggetto in tempi diversi, anche per lui cambia la forma di yoga che si genera in relazione con quell'oggetto, che da solo ci spiega che siamo enti in infinita trasformazione, in continua trasformazione, e non finisce mai. E da lì possiamo ricavare e immaginarci, provando a ipotizzare un momento nel quale questa trasformazione si ferma. Abbiamo finito, non ci trasformiamo più davanti a qualcosa. Quello è il momento della morte. Come può essere una cosa del genere? Come può accadere che non cambi il modo in cui io mi relaziono con un oggetto? Soltanto se cerco di legare questo oggetto a me, quindi di fissarlo nel tempo. E qui abbiamo i famosi fenomeni che sono stati erroneamente declinati anche dal buddismo, non dal buddismo come filosofia, ma dai buddisti che hanno scritto e che hanno cercato di interpretare le parole del Buddha come desiderio fonte di ogni male. In realtà è l'attaccamento a un oggetto, la paura di perderlo, quindi l'attaccamento a un oggetto che è la fonte di ogni sofferenza. E poi abbiamo l'altra sovrecinazione che è il rifiuto. Quindi in entrambi i casi noi abbiamo un'interruzione nel processo di yoga della vita. Per quello che, per quanto riguarda il progetto Eron, chiamiamo questi due stati afflitti. Perché si interrompe il processo di trasformazione continuo. Vedendo come si è evoluta la parola yoga e quali sono i suoi derivati, nel tempo naturalmente, possiamo anche vedere che l'occhio di chi guarda ha tramandato e ha, diciamo così, trasformato il significato di questa parola in qualcosa di più comprensibile per l'umanità afflitta, poiché la definizione originale difficilmente può essere accettata o perlomeno realizzata. Può essere accettata come principio generale, ma poi mai realizzata. Prendiamo per esempio il Yoga Sutra di Patanjali. Adesso abbiamo tante scuole di yoga che fanno appunto asana o pranayama, per esempio. Peccato che negli Yoga Sutra di Patanjali i primi step, diciamo così, i primi passi che bisogna fare, i primissimi passi che bisogna fare negli Yoga Sutra di Patanjali sono yama, giusto? Vengono chiamati yama e niyama. E gli yama definiscono una serie di principi, chiamiamoli così, etici o morali, caratteristiche dell'individuo che devono esserci perché possa usufruire del secondo set di quattro passi, tra cui asana.
Tra questi, per dirne una, c'è onestà, verità, per esempio, chi può dire di essere onesto e vero? E poi abbandono al volere divino. Cosa vuol dire abbandono al volere divino? Vuol dire che tu, quello che è, Dio fa ogni cosa. Chi è che può dire che è in queste condizioni? E così via, così discorrendo. Prima di poter fare asana, secondo Patanjali, devono esserci questi presupposti. E nella poca esperienza che posso aver fatto, non mi è mai capitato di vedere, no, mi è capitato di vederlo affisso alle pareti, mi è capitato di dire no, bisogna essere onesti, veri, abbandono il volere divino, dici sì, ok, però ok, adesso pratichiamo, dici, ma non puoi praticare se non hai, secondo, visto che ce l'hai appeso al muro, no? E se ce l'hai appeso al muro, si ipotizza che tu segui questi principi, quelli di Patanjali, e non puoi far fare asana prima di aver certificato, no, secondo decreto, scherzo, che sei vero, sei onesto e sei abbandonato il volere divino e così via, ovviamente. Quindi, diciamo così, che quello che è stato preso dallo yoga è la parte più comoda. Dici, perché la parte più scomoda è quella dei presupposti. Per raggiungere quello stato devi diventare un misto tra San Francesco e un qualche arcangelo, in poche parole, perché se non hai quello stato non puoi praticare yoga. Da qui, naturalmente, l'abbandono nel senso proprio di abbandonare quello che originariamente è la via dello yoga, per quello che dovrebbe essere, quindi un viaggio di ricerca infinito che ti porta a trovare te stesso, a usare questa frase che ho appena detto come un bel titolino di un cioccolatino, alla fine, invece di una verità profonda che dovrebbe guidare l'intera vita e non soltanto l'oretta in cui uno pratica lo yoga nella palestra, e andare a fare un po' di stretching, fondamentalmente, chi più chi meno. Che cosa vuol dire yoga? Abbiamo visto, vuol dire unione. Yoga vuol dire unione. E visto che noi abbiamo davanti e sono sempre stati considerati due aspetti dell'infinito, uno manifesto e uno immanifesto, uno immanente e uno trascendente, come abbiamo detto all'inizio. Possiamo dedurre, chiaramente anche senza essere degli esperti dei Veda, quindi non vi è richiesto di essere tutti Veda, che l'unione, la cosiddetta unione mistica tra Shiva e Shakti, no? L'unione a cui aspiriamo e a cui aspira lo yoga, è l'unione tra questo e quello, tra la forma e il contenuto. Riuscire a vedere il legame intrinseco tra questi due aspetti della vita, che fondamentalmente sono gli unici aspetti reali che comprendono ogni cosa, indipendentemente da dove sei. Riuscire a realizzare che noi stessi siamo fatti di questo e a unire queste due metà, questo è l'oggetto dello yoga. Quindi, nel momento in cui andiamo a praticare, per esempio, un asana, quello che stiamo facendo in quel momento è sperimentando il nostro corpo da un punto di vista della forma, quindi mettendolo in diverse forme e generando, attraverso questo, l'immersione di un contenuto, quindi di qualcosa che sorge, che viene suscitato, e nel momento in cui questo contenuto puro non riesce ad emergere, solleciterà una nostra frizione, un blocco che emergerà e si presenterà sempre nella forma, in forma rappresentata, come un blocco, come una contrazione, come un'emozione discordante. E questo processo fa sì che quell'ora che noi facciamo yoga tutti i giorni o due volte alla settimana, quello che è, sia un processo di ricerca che non esclude però lo stesso processo in corso durante la quotidianità. Quindi questo implica che quell'ora che noi spendiamo a fare le asana, in cui sperimentiamo noi stessi in questo modo, ci possa servire da stimolo, da incentivo per tornare a casa e fare la stessa cosa quando guardi
un film su Netflix e ti commuovi, oppure quando prepari un tè, oppure quando prepari da mangiare alla tua famiglia, un movimento che per esempio per tantissimi secoli è stato considerato sacro, la preparazione del cibo. Quando accudisci i tuoi figli, quando porti il tuo cane a spasso, quando parli con i tuoi genitori, quando discuti con qualcuno. Che forma si sta generando in quel momento? E quindi che tipo di reazione si sta generando in quel momento? Quindi che sapore ha quello yoga? Sentire, vedere e percepire tutto insieme e quindi trarre da questo conoscenza, trasformare noi stessi grazie a questo, vedere quello che siamo veramente, non soltanto come un piccolo cartonato o colorato che si può vestire in modo diverso ogni giorno, ma come generatore di movimento, secondo l'etimologia della parola emozione. Visto che le definizioni di yoga sono accessibili a tutti, le ho prese classicamente da fonti che sono disponibili a tutti, però in questo modo ce le leggiamo insieme. Yoga, qui dice, al di là del sostantivo maschile, qui dice che significano le pratiche ascetiche meditative non specifico di alcuna particolare tradizione indù. Lo yoga è stato principalmente inteso come mezzo di realizzazione e salvezza. Ecco, se escludiamo la parola salvezza, che sa molto di cattolicesimo, con questo non c'è un tentativo di denigrare l'opera, o diciamo così, l'appellativo di salvatore che è stato dato per esempio a Cristo, benché questa sia un appellativo che è stato tramandato naturalmente nei Vangeli che sono a nostra disposizione, e per coloro che sono andati un pochino più a fondo nel cattolicesimo e nel cristianesimo di quello che normalmente si fa quando si va al catechismo, saprete bene che tutti i testi a cui ci si riferisce sono contemporanei al Concilio di Nicea, avvenuto circa 3 secoli dopo il cosiddetto avvento di Cristo, e quindi non ci sono scritti originali che provengono da lui o da persone che sono direttamente collegate a lui. Sono scritti che sono emersi e sono stati tra l'altro selezionati politicamente da Costantino il Grande nel Concilio di Nicea. Quindi salvare. Perché sto mettendo questa parola in una casellina a parte? Perché questa parola porta a delle malcomprensioni importanti. Per esempio, l'opera di salvezza è stata sempre tramandata come è stata sempre utilizzata per generare un legame basato sul senso di colpa tra religione e fedele, e per generare uno stato piramidale tra i due soggetti, che è una delle ragioni per cui molti apocrifi sono stati scartati da questo famoso Concilio di Nicea, uno dei più famosi, per esempio, il cosiddetto apocrifo Vangelo di Tommaso. Perché è stato scartato? Perché il Vangelo di Tommaso, per esempio, diceva: alza una pietra e lì mi troverai, spacca un pezzo di legno e io ci sarò. In poche parole diceva: io, Dio, sono dappertutto, non sono soltanto in una chiesa, e ovviamente questo va contro la centralizzazione di un potere, ma che invece si andava formando. Quindi, visto che il potere era politico e doveva essere assegnato a un imperatore, che era il salvatore, allora, no? Quello che ha ufficializzato per la prima volta la religione cristiana, cattolica, in particolare trinitarista, perché sapete che ci sono tante declinazioni del cristianesimo, e lo ha fatto per salvare se stesso, tanto per essere chiaro. E in questo modo ha praticamente ridefinito tutte le festività mitraiche, che era la religione dei legionari di allora, la religione dei soldati, di coloro che sostenevano il potere imperiale, trasformando tutte le festività mitraiche in festività cristiane, che voi dovreste ben sapere che
Gesù Cristo in teoria non è nato il 25 dicembre, no? Quindi quella è corrispondente al solstizio d'inverno ed era una delle festività pagane per eccellenza, quindi quelle mitraiche. Quindi, mezzo di realizzazione e salvezza spirituale. Però se vediamo la parola salvezza da un altro punto di vista, per esempio, se io non conosco la via dell'unione, che è ciò che mi porta un giorno a scoprire e a realizzare ciò che io sono veramente, la vera natura delle cose e la relazione che c'è tra ciò che è umano e ciò che è divino, si potrebbe dire, se io sono su una via antitetica a questo, naturalmente sto andando verso la dissoluzione, la morte. Quindi da questo punto di vista l'aspetto salvifico potrebbe essere compatibile. Tale termine sanscrito, adesso arriviamo a qualcosa di più oggettivo, con significato analogo viene utilizzato anche in ambito buddista, come termine collegato alle darshana, yoga darshana, dottrina dello yoga. E già la parola dottrina è interessante. E poi dice, in epoca molto più recente si è cercato di diffondere lo yoga anche nel mondo occidentale. In realtà immagino che ci sia molti più cosiddetti praticanti dello yoga nel mondo occidentale adesso che in quello orientale, data anche l'esperienza proprio in India, per esempio. Vediamo però la cosa più interessante, l'origine e significato del termine. Molti studiosi, tra i quali il rumeno Mircea Eliade, del XX secolo, quindi nato all'inizio del XX secolo e morto nell'86, storico delle religioni, riferiscono il termine yoga alla radice yuj, con il significato di unire, unire, da cui anche il latino iungere e iugum, il germanico yoch, eccetera. Da questa radice verbale derivano altri termini sanscriti, quali yuj, verbo con il significato di unire o legare, aggiogare, yuj, aggettivo, aggiogato, unito a, aggiogato, interessante, gioco, infatti la parola gioco, soggiogare, aggiogare, deriva dalla stessa radice, unito a, trainato da. Quindi, per esempio, il termine yuj e anche yugum, per esempio, in latino, uno dei significati che ha è proprio quello di carro attaccato ai buoi, o bue attaccato al carro, che ti dà un'idea interessante, perché il bue e il carro di per sé non sono elementi compatibili, se non per asservimento, giusto? Quindi, se io voglio trasportare un carico da un punto all'altro, asservisco dei muscoli, in poche parole, per poter fare questo lavoro al posto mio. Infatti, la particolarità di asservire, asservire a sé, è la caratteristica principale, purtroppo, del modo in cui questo termine poi è arrivato ai giorni nostri. Non il termine yoga, intendo la radice stessa del termine yoga. Il termine yoga o yuga si riscontra già nel più antico dei Veda con il significato di gioco. Ananda Kuraswami, storico dell'arte singalese, ricorda in tal senso il brano del Rigveda, che è più antico Veda, dove viene indicato che l'uomo deve aggiogare se stesso come un cavallo disposto ad obbedire. Questa è l'origine della parola yoga, ovvero l'origine della parola yoga è unione, due elementi che si uniscono. Si potrebbe dire, secondo per esempio quello che gli americani hanno poi declinato alla fine del XX secolo, no, la cosiddetta unione con caratteristica win-win, no? Vinco-vinco, in poche parole che porta beneficio a entrambe le parti. Per esempio, l'ape e il fiore. L'ape e il fiore, quando si uniscono, entrambi ne traggono beneficio. L'ape trae il nutrimento, il fiore trae la possibilità di riprodursi, per esempio.
Potremmo anche dire che il bue che trae nel carro trae beneficio, perché tu gli dai da mangiare in modo tale che trae nel carro. E così via, così discorrendo. A giocare. Poi, però, abbiamo visto che l'unione di due cose, ma se lo vedete bene anche nella mentalità che abbiamo adesso, unire due cose non è concepibile se non c'è qualcuno che sopra e qualcuno che sotto. Ma in natura non è così. In natura non funziona così assolutamente. Ma se ci pensate bene, quando vi mettete insieme a qualcuno, uno dei due deve essere quello che comanda. Anche quando si fa una società, io mi ricordo che dicevano che una società al 50% non può esistere. Uno deve sempre avere il 51%, se no si blocca. Perché? Perché viene sempre ipotizzato che quando due teste si uniscono, inizia un conflitto. Quindi o uno dei due prevale e soggioga l'altro, oppure si blocca tutto, non si muove più niente. Quindi quel 51% risolveva tutto naturalmente, perché avendo quella percentuale in più, quello che dico io, cioè tu puoi dire quel cazzo che vuoi, magari mi dai pure dei suggerimenti, ascolto la tua opinione, ma poi alla fine decido io. Da qui il significato posteriore di yoga. Come insieme di tecniche anche meditative aventi come scopo l'unione con la realtà ultima e tesa ad aggiogare, controllare, governare i sensi. Ecco. Dove abbiamo una parte che è da brivido per le doka, quindi l'unione dell'umano con la realtà ultima. Quindi con cosa? La tua origine, ciò che tu sei, l'autore. Un giorno guarderai in faccia l'autore, e quindi il tuo genitore, colui da cui ti sei allontanato, prendendo la famosa parabola del figlio prodigo. Ma poi che come lo vanno a declinare? Non è l'unione con la realtà ultima come realizzazione, ma aggiogare, controllare, governare. E qui abbiamo le declinazioni diverse. Due cose unite non possono essere, non possono generare una terza cosa. Una delle due deve asservire l'altra e allora possiamo stare insieme. Ma in questo modo non si genera alcuna reazione. Semplicemente c'è un rapporto di sottomissione. Un rapporto non neanche di servizio, perché asservire qualcuno implica che non c'è il desiderio di servire. Quindi io faccio in modo che tu sia sotto di me, sotto il mio gioco. E poi che cosa include? I sensi. E questo è molto interessante, perché la declinazione dei sensi in tutte le epoche è qualcosa di che a volte fa morire da ridere, a volte fa ghiacciare. Per esempio, i sensi vengono visti come la porta dell'inferno, come qualcosa da trascendere, come il male a 360 gradi, poi diciamo così ribadito e fatto diventare ragione d'essere religione proprio dalla religione cattolica, i sensi come porta per il demonio. Peccato che se non ci fossero i sensi non si potrebbe sperimentare niente, neanche Dio. Dico neanche Dio come se ci fosse qualcos'altro, c'è solo lui fondamentalmente, perché se uno concepisce l'esistenza di un autore non può dire ha scritto me ma non ha scritto quell'albero, se ha scritto me ha scritto anche quell'albero, visto che ci posso entrare in relazione. Quando abbiamo due autori diversi, cosa non possibile nella realtà, ma prendiamo la letteratura, quindi J.R.R. Tolkien, che ha scritto Il Signore degli Anelli, e Dino Buzzati, che ha scritto L'Uccisione del Drago. Ah, ma tra Il Signore degli Anelli e L'Uccisione del Drago non c'è relazione, giusto? Sono due cose completamente diverse. Non è che c'è un ponte, dici no, ma c'è un libro di passaggio che mi fa passare da Frodo a, che ne so, uno dei racconti dell'Uccisione del Drago, che tra l'altro vengono pure diversi. Quindi, se io posso entrare in relazione con qualcosa, implica che questo qualcosa è compatibile con me. Se io lo vedo e quindi fa parte del mio campo di esperienza, posso fare yoga con quella cosa. E la mia opera di esploratore, di ricercatore, sta nel trovare qual è la giusta posizione tra me e quell'oggetto. Quindi, quando è che noi facciamo veramente yoga? Quali sono le perfette
geometrie che consentono a me di fare yoga con quell'oggetto. Il primo oggetto che dovrò mai considerare che cos'è il mio corpo stesso, perché è la cosa che è sempre con me ed è forse l'oggetto più sconosciuto che è davanti a noi. Quindi i sensi come opera demoniaca, i sensi invece sono la prima cosa da risvegliare nel libro di Charles. E quindi nell'opera, facciamo per esempio in questo piccolo corso introduttivo, è proprio quello di lavorare sulla sensorialità e di declinare la sensorialità nel modo corretto, in modo tale da poterla espandere, perché più l'organo di percezione è espanso, più informazioni può ricavare da un'esperienza, più informazioni può ricavare da un'esperienza, più profondità di comprensione hai di quell'oggetto. Se tu non avessi sensi, non potresti trarre nessuna informazione dall'esperienza. Uno dice, sì, però i sensi vengono anche utilizzati per, che ne so, mangiare i dolci. Stai facendo yoga con i dolci. Se poi tu esageri con i dolci, i sensi stessi ti dicono che stai esagerando, perché inizierai ad avere delle sensazioni brutte nel tuo corpo. Se non avessi i sensi, non potresti ricavare che quello che stai facendo è dannoso per te, giusto? O no? Lo potete ricavare in un altro modo? A un certo punto i sensi ti fanno avere un mal di stomaco, mal di intestino, mal di testa, cominci a avere sapori diversi in bocca, ad avere una sensazione nelle ossa, giusto? Sono tutte sensazioni queste, sono tutte mediate dai sensi, non mediate dai sensi, sono prodotte dai sensi che leggono il rapporto che tu hai con quell'oggetto e danno un risultato in informazione che ti arriva. Entrare in relazione con questo risultato è yoga, perché è conoscenza, è conoscenza. Poi qui ci sono le varie teorie di coloro che hanno studiato questo termine. Nessuna di queste, non è che c'è da giudicare se sono giuste o sono sbagliate, è ciò che ne trae, no? Se qualcosa ti parla di controllo, sai benissimo che è figlio della paura, c'è bisogno che uno debba ipotizzarlo. Quindi, se volete vedere le varie opinioni di chi ha studiato questo termine, lo potete andare a vedere. Io, se posso dare un suggerimento, a 360 gradi, tutte le volte, e anche per la mia esperienza, tutte le volte che mi muovo verso qualcosa che non conosco, innanzitutto vedo qual è il suo scopo. Il suo scopo lo prendo dal suo titolo, da ciò che è, che viene definito il titolo di quel libro, di che cosa parlo di quella cosa. Che cosa mi trasmetterà, quindi cosa mi trasmetterà quando l'avrò raggiunta, e quindi alla fine del viaggio, in modo tale che io posso iniziare quel viaggio e non conosco ancora cosa accadrà alla fine, ma so che c'è una destinazione. Questa destinazione è declinata in termini meccanici, ma non in termini di conoscenza vera, perché quella la dovrò trovare io. Soltanto io che arrivo lì potrò trovare quella conoscenza. Chiunque possa aver fatto quel percorso prima di me ha trovato la sua conoscenza, il suo yoga, non il mio. E quindi ogni percorso è unico e irripetibile. Io posso avere un'idea di che cosa accadrà alla fine, ma non dell'espressione che prenderà questo accadimento. Quindi io so che mi unirò con me stesso, ma non so cosa vuol dire. Lo saprò soltanto quando sarò lì cosa vuol dire unirmi a me stesso. Spero che questo sia abbastanza chiaro. Andiamo a vedere invece brevemente il termine yugum, come è stato declinato. Yugum è latino, che deriva dalla stessa radice della parola yoga, yuj, no? Quindi qui abbiamo diverse declinazioni a seconda del campo di applicazione, per esempio l'agricoltura, gioco degli animali da tiro, quindi sempre con l'accezione di legare, una cosa legata all'altra ma per asservimento. Perché il bue non trae diretto beneficio dal carro, giusto? Trae beneficio da chi vuole che quel carro vada a quella destinazione. Quindi è, diciamo così, commercio, più che beneficio reciproco. Poi abbiamo in senso figurato, e ricordatevi sempre che la parola è unione tra due oggetti compatibili che quando sono insieme diventano un intero, e quindi ognuna delle due parti è una metà dell'intero.
E qui cosa abbiamo? Sempre in senso figurato, soggezione, schiavitù, giogo servile, giogo, soggezione, schiavitù, quindi sempre asservimento. È triste vedere che in molti casi le scuole di yoga che si sono create hanno questa caratteristica. Tu devi rispettare quella bandiera e abiurare ogni altra cosa, quindi un po' come se tu che segui, che ne so, yoga di Pinco Pallino Nanda, non devi più assolutamente mai leggere un libro di Ninco Pallone Nanda, anche lui, perché con Nanda finiscono tutti, no? E dici, ma scusa, se lo yoga è uno, ci sono magari diverse porte che ti portano allo yoga, ma cioè perché uno deve essere una minchiata? Perché non lo faccio, perché non si fa qui, solo perché non si fa qui. E qui la cultura protestante impera e dice, scusa, il mio orticello c'è i miei studenti, no? E allora per impedire che i miei studenti vadano nell'altro orticello ad assaggiare quella pasta che magari mi piace di più, ti dico che quello è un coglione. Le tecniche che si usavano anche anticamente per mantenere gli stati, i piccoli stati sovrani, allerta contro i confinanti, no? Per esempio, gli italiani hanno le barzellette sui francesi, i francesi sugli italiani. Questa cosa, che sembra quasi comica, in realtà una radice molto politicamente importante, serviva nel momento in cui c'era da combattere il vicino di casa, cosa che tanto tempo fa veniva quasi quotidianamente, a te sembrava un pirla, un coglione, e quindi cioè, gli stava anche bene. Non poteva essere un tuo amico, una brava persona, perché sennò lo combattevi, ovviamente. Poi cosa abbiamo? In senso militare, forca sotto cui si facevano passare i vinti. Cioè, pensate un po' da un termine che ha un significato così semplice e profondo, arrivare a definire la forca sotto cui venivano fatti passare i vinti. Poi abbiamo bilanciere del timone del carro, e già qui abbiamo qualcosa che è interessante, qualcosa che tiene in equilibrio una struttura. I marini, infatti, il pennone della nave. Astronomia, costellazione della bilancia. E la bilancia, questo lo vedremo quando faremo astrodinamica, nella sezione dedicata. La costellazione della bilancia è, anche da un punto di vista profondo, considerato l'elemento zodiacale che ha fatto nascere questo mondo, quello che viene chiamato per tante, diciamo così, per tante filosofie che traggono da qualcosa che ormai è andato perduto, no? Ciò che aveva fatto fallire i mondi precedenti, si dice, è l'assenza di equilibrio. Quindi nel mondo attuale è stato inserito questo ingrediente, l'equilibrio tra due forze, che genera un movimento dinamico come quello del pendolo, per esempio, infinito, che non ha mai fine, e è rappresentato appunto astrologicamente dal segno della bilancia, dalla costellazione della bilancia. Bene, spero che ci sia un pelino più di... quando uno pronuncerà la parola yoga la prossima volta, capisca che non sta dicendo una parola a caso, una parola che ha una radice che si perde nel tempo. E piccole introduzioni come queste spero che daranno senso anche agli aspetti più tecnici che andremo a fare, quando andremo a entrare in relazione con gli strumenti del corpo.